La situazione, come già ampiamente temuto e previsto, è in completo stallo perché la gestione sta scadendo, non c'è ancora alcuna notizia sul project financing che invece doveva dare una stabilità all'intera struttura e oggi l'unica alternativa probabile, possibile, è quella di una proroga all'attuale gestore necessariamente perché comunque le utenze e le maestranze hanno il diritto di sapere cosa faranno a settembre. L'ipotesi ventilata di una piccola proroga di 3 mesi è insensata perché è evidente che non si fa una programmazione sportiva su 3 mesi, ma neanche il lavoro può essere programmato soltanto sui 3 mesi, ma soprattutto c'è un ritardo mostruoso sul project financing che va assolutamente risolto, ma nel frattempo occorre dare una risposta concreta e immediata a chi lavora qui dentro e alle famiglie che vanno qui dentro a portare i bambini o che fanno sport anche in chiave agonistica. Nei giorni scorsi il sindaco di Pescara ha detto che il comune sarebbe disponibile anche ad accollarsi la gestione, dell'impianto. Devo dire che i primi atti sono forse in senso opposto perché ad esempio c'è un parco dello sport che è stato da noi realizzato come vecchia giunta che purtroppo la giunta ha scelto di darlo all'esterno. Quindi sostanzialmente se non riesce, se il comune non vuole gestire neanche un campo sportivo che è un piccolo spazio in un parco, dubito che a questa dichiarazione possano seguire effettivamente atti concreti. Qual è la vostra posizione, soprattutto in merito ai lavoratori? Siamo in una situazione nella quale non ancora è chiaro cosa accade, perché c'è un progetto che scade il 31 di luglio, il cui affidamento è stato rilasciato lo scorso anno all'attuale gestione, con l'idea all'epoca della regione di fare un project financing che avrebbe poi creato investimenti, una ristrutturazione dell'intero complesso per i prossimi anni. Purtroppo siamo arrivati ad oggi e non c'è nessun tipo di risposta rispetto a quegli impegni assunti. Spero che anche il Comune di Pescara, seppur non direttamente coinvolto nella proprietà, ma comunque l'amministrazione comunale ricopre un ruolo importante nella città di Pescara, possa in qualche maniera contribuire affinché ci sia una stabilità della struttura, di conseguenza anche dell'occupazione e anche casomai in termini di sviluppo.